in Alpi, Marca, Bologna, Matteo Torchio. Ci siamo rivisti, ci siamo visti l'anno scorso, siamo di nuovo qua. Ci sono novità? Beh, qualche novità in Alpi effettivamente l'ha portata avanti nell'ultimo anno. Siamo usciti con la nostra nuova linea di formaggi DOP piemontesi, un grande lavoro di filiera che portiamo avanti sul Piemonte, in provincia di Cuneo, da un po' di tempo effettivamente, già qualche anno che ha creato valore. Prima siamo partiti con la polvere di latte, l'abbiamo trasferita ai nostri prodotti fusi, quindi le fettine di latte, i formaggini bio che rappresentano effettivamente un'altra novità in questo comparto. E come ultimo ingresso, uno dei più sostanziosi sicuramente, la produzione di formaggi DOP piemontesi, quindi la toma piemontese, la raschera, il bratenor, il bradur dal peggio. E un paio di altre specialità a completamento di gamma come il Fontal nazionale. Ho parlato prima di formaggini bio, effettivamente un prodotto importante, il primo formaggino dedicato effettivamente alla prima infanzia, 100% italiano, quindi latte, formaggio e tutti gli altri ingredienti prodotti nel nostro caseificio di montagna Peveragno in provincia di Cuneo, biologico. Dedicato al banco frigo, Twin Target, mamma bambino, un bel prodotto, buono soprattutto perché è dedicato e pensato effettivamente ai più piccoli. Lista ingredienti molto molto corta. Abbiamo affiancato anche le fette alpine, anche qui le prime referenze di fettine nel loro comparto, quindi dei formaggi fusi a fette, 100% italiane. Lista ingredienti ultra corta anche in questo caso, burro da 125 grammi da panna fresca di centrifuga, un nostro grande fiore all'occhiello però con una nuova forma grafica, e premiato già da Nuga come premio innovazione la polvere di latte intera scremata alpina piemontese, quindi latte in polvere, la prima in Italia per cioccolateria, pasticceria e panificazione. Questo impianto di polvere è da qualche anno che l'avete fatto lì a Moretta, o sbaglio? Esattamente, siamo a Moretta e trasformiamo da latte liquido a polvere il latte di filiera alpina piemontese, quindi c'è un lavoro importante di ricerca sulla materia prima e l'abbiamo creato nel 2010, quindi entriamo nel nostro ottavo anno di attività. Spegniamo 8 candeline quest'anno. Quindi questo marchio Alpi, in Alpi, il marchio Piemonte, che alla fine c'è comunque in Piemonte, è vincente, vi state allargando sempre di più. Sì, siamo piemontesi di origine, portiamo un pezzo di Piemonte nella grande distribuzione organizzata italiana, stiamo guardando molto all'estero, sia dal punto di vista del retail, ma soprattutto dal punto di vista dell'ingredientistica per l'industria dolciaria nazionale ed internazionale, e quindi latte alpino piemontese in giro per il mondo. Parlando di distribuzione, visto che qui siamo nel gota della grande distribuzione, come vengono distribuiti questi prodotti? Beh, il nostro canale di riferimento sicuramente è caratterizzante sulla GDO, quindi siamo in grande distribuzione organizzata. A marchio nostro stiamo lavorando molto bene con la nuova linea premium, quella di cui abbiamo parlato prima, che ha il caratterizzante la filiera italiana al primo posto, e che quindi rappresenta effettivamente una grande novità a favore della distribuzione italiana, perché andiamo ad avere un approccio category, direttamente al category. In seconda posizione stiamo lavorando e entrando con le DOP in tutto quello che è normal trade, che si sta cambiando forma, quindi sta alzando tantissimo la qualità, un bellissimo settore, e food service, quindi siamo dedicati anche ai professionisti con i quali abbiamo un bellissimo rapporto. Siamo a Marca con Gian Piero Vivaldi, 2 stelle Michelin e 200 anni di ristorazione, qualcosa vuol dire. Nel cassetto cosa avete di nascosto? Beh, quest'anno abbiamo tirato effettivamente fuori tante cose, stiamo sicuramente pensando a come ampliare la gamma a livello orizzontale dei nostri prodotti, cercando di trovare nuove forme di consumo e soprattutto come valorizzare, rendere giusto valore ai nostri formaggi DOP in giro per l'Italia, quindi sicuramente il lavoro è in quella direzione. Grazie mille. Sempre un piacere.